l'essesse, o piede lato chi plere soffir, e bene gran dolor. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Italia Medievale. Stasera presentiamo un bel saggio appena pubblicato dall'amico editore dal titolo Templari e Giovanniti nel Mezzogiorno Normanno Svevo, Insediamenti e Uomini di Vito Ricci con la prefazione di Elaine Jane Nicholson e la postfazione di Luigi Russo. E io, come al solito, avendo come ospite l'autore Vito Ricci, lascio a lui la parola perché ci racconti un po' di Templari e Giovanniti nel Mezzogiorno Normanno Svevo. Prego, Vito, a te. Salve a tutti, grazie a Maurizio e a Italia Medievale per l'opportunità, diciamo, di presentare questo nuovo saggio, quindi uscito quindi da alcune settimane. È un po' un lavoro che è frutto di ricerche svolte negli ultimi anni, nei quali appunto mi sono focalizzato sul periodo Normanno Svevo, più in generale del Mezzogiorno, più nello specifico nella Puglia, quindi che è la regione dove vivo. È un libro, diciamo, incentrato sulla presenza di questi due ordini religiosi militari, queste istituzioni quindi che nascono nella Terra Santa all'indomani quindi della prima quindi crociata, e che diciamo hanno già quindi dai primi decenni quindi successivi quindi alla fondazione, siamo qui all'inizio del XII secolo, hanno quindi una importanza anche quindi in Europa e in Italia in particolare, soprattutto quindi nel Mezzogiorno. Chiaramente quindi ciò quindi influisce la posizione quindi geografica dell'Italia e del punto del Mezzogiorno, della Puglia quindi in particolare, quindi come regione quindi che fa un po' quindi da ponte tra il continente europeo e la Siria Palestina, quindi un ruolo quindi importante quindi della geografia. Poi tutta quindi una serie di porti, pensiamo quindi ai porti pugliesi, Barletta, Bari, Brindisi, oppure quindi in Sicilia a Messina, che servono appunto per facilitare quindi collegamenti, quindi trasferimenti di uomini, risorse, cavalli, armamenti dall'Europa alla Terra Santa. Poi diciamo anche la viabilità, nel Mezzogiorno appunto abbiamo una viabilità ereditata dall'impero quindi romano, che è ancora abbastanza quindi funzionante in epoca medievale, quindi abbiamo la via Appia, la via Traiana, quelle che appunto conducono da Roma fino alla Puglia, ma anche quindi le strade sul litorale tirrenico che arrivano quindi in Calabria. E poi non da ultimo uno degli elementi che favorisce l'insediamento di questi ordini nel Mezzogiorno è l'aspetto di tipo economico, essenzialmente quindi la coltivazione del grano. Infatti questi ordini impiantano nella Capitanata, così quindi come nella Sicilia, delle aziende che si dedicano alla coltivazione del frumento e abbinato all'allevamento quindi ovino, mentre quindi in terra di Bari si dedicano quindi più all'olivicoltura. Il Mezzogiorno è stato definito da Uben come quindi il granaio della Terra Santa, perché i regni latini d'oltremare erano soprattutto quindi nei primi anni completamente quindi dipendenti dall'Occidente, e così anche gli ordini religioso-militari, poi appunto dipendevano dagli rifornimenti, dai provvigionamenti che giungevano dall'Europa e in particolare dal Mezzogiorno italiano. Un aspetto interessante è quello che del rapporto quindi con la monarchia normanno-sveva. Se con Ruggero II all'inizio si ha quindi un rapporto quindi difficile, dopo quindi il 1139, quando Ruggero si pacifica con il pontefice, possiamo dire quindi una maggiore facilitazione dell'insediamento quindi di questi ordini. Tuttavia la monarchia ha un ruolo, possiamo dire, quindi abbastanza quindi marginale per quanto riguarda
le donazioni. Le donazioni provengono essenzialmente, ho fatto quindi salvo quindi alcuni quindi casi specifici, come ad esempio il Castello del Garagnone, donato da Enrico VI di Svevia ai Giovanniti. Ma molto spesso sono i grossi quindi feudatari del regno, sono i vescovi che effettuano quindi delle donazioni di chiese, di terreni, a volte di casali, proprio quindi per favorire questi ordini. Ad esempio, quindi i vescovi vedono soprattutto quindi nei Giovanniti, che sono quelli più detti all'attività assistenziale, quindi meno quindi dei templari. Proprio favoriscono quindi il loro insediamento perché molto spesso i Giovanniti con i loro insediamenti, le loro quindi domus, hanno quindi annesso un ospedale, è una struttura quindi che serve per i pellegrini, gli andanti, i mendicanti e quindi chiaramente attraverso queste elargizioni cercano di favorire queste strutture, questa sorta un po' di embrionale welfare a favore di queste categorie meno privilegiate, protette durante l'epoca medievale. Ed infatti abbiamo che le prime donazioni sono quelle di Spinazzola in Puglia da parte di Accardo, un signore di Lecce del 1137, e un'altra donazione di un altro di un cardinale a Trapani nel 1140, anche se su questi primi donazioni ci sono un po' quindi delle riserve, perché diciamo presentano quindi alcune problematiche che ho affrontato qui nel libro. Invece le certezze sono costituite appunto dalla presenza di templari a Trani nel 1142. Che sono appunto ricordati nella cronaca di Amando, appunto nell'occasione della traslazione delle reliquie di San Nicolò Pellegrino, e poi a Scordia nel 1146. Questo un po' per quanto riguarda i templari, per i giovanniti, diciamo, siamo lì all'incirca, quindi con gli stessi tempi. Un altro problema è quello relativo alle fonti. Infatti, qui, soprattutto quindi per il Mezzogiorno continentale, sappiamo che l'archivio del priorato di Barletta viene distrutto nel 1943 durante i bombardamenti, poi appunto fatti noti. E questo archivio quindi conteneva non solo la documentazione dei Giovanniti del lato Adriatico, ma anche l'eredità di quella quindi dei Templari. E quindi la mancanza di fonti dirette è sicuramente quindi costituisce quindi un vulnus per questo tipo di analisi, che però diciamo quindi utilizzando quindi altre quindi fonti non molto quindi abbondanti come altri contesti, come ad esempio quindi quello francese, però che hanno permesso appunto di ricostruire le vicende di questi due ordini durante quindi il periodo romano-svevo, che è appunto la fase quindi iniziale, la fase appunto quindi dello stanziamento primitivo, che costituirà poi una base, un punto quindi di lancio quindi per l'affermazione nella seconda metà del 200. Tornando un po' alla monarchia, è il periodo diciamo della minore età di Federico II, per il quale la monarchia svevo risulta essere piuttosto quindi debole, e durante questo periodo questi ordini risultano, diciamo quindi, un po' anche a volte in maniera quindi fraudolenta, si impossessano quindi di beni che hanno ricevuto a vario titolo quindi dalla corona. E successivamente, con la maggiore età quindi di Federico, che all'inizio si mostrerà piuttosto benevolo nei confronti sia di templari che di giovanniti, ma ben presto quindi si accorgerà che sono diventati quindi molto potenti all'interno del suo regno, soprattutto quindi per queste usurpazioni che hanno fatto, ma anche per le donazioni dei grossi feudatari della Sicilia. E successivamente, quindi con la maggiore età, Federico II sequestrerà molti di questi beni acquisiti in maniera quindi fraudolenta, quindi degli ordini. Abbiamo quindi un esempio della capitanata con il quaderno delle scadenze
delle revocazioni, le quali appunto si tratta molto spesso quindi non quindi di beni appartenenti ai Templari o ai Giovanniti, ma beni della corona dei quali si erano quindi impossessati in questi ordini. Poi in punto di morte nel testamento Federico dichiarerà appunto di restituire i beni ai due ordini cercando un po' di una sorta appunto di riconciliazione post morte, insomma un punto di morte. L'organizzazione dei Templari, dei Giovanniti, molto quindi efficacemente è stata appunto descritta da Cardini e Cervini come una rete tridimensionale a struttura piramidale, che è, diciamo quindi una bella quindi, formula che sintetizza l'organizzazione di questi due ordini. Abbiamo quindi tre livelli: un livello centrale, quindi in Terra Santa, il cui vertice è il maestro generale. Un livello quindi intermedio costituito dai Templari, dalle province, quindi con il maestro provinciale. Abbiamo quindi nel Mezzogiorno due province, la provincia di Apulia nel continente e la provincia di Sicilia. Invece, per quanto riguarda i Giovanniti, che presentano quindi una struttura quindi più articolata, anche perché il numero di insediamenti giovanniti è maggiore, presentano quindi i priorati, quindi con un priore, uno che si trova a Barletta, che governa il lato quindi Adriatico, uno che si trova quindi a Capua, il lato Tirreno, e l'altro appunto a Messina, che è il governo appunto dell'isola. E poi abbiamo l'ultimo livello, il livello quindi più periferico, che è rappresentato dalle precettorie, quindi dalle commende, dagli insediamenti quindi in loco, che diciamo quindi dove si trovano quindi delle comunità di frati più quindi, o meno quindi numerose, a seconda sia quindi dell'importanza dell'insediamento, ma anche sia quindi soprattutto quindi delle risorse economiche, perché grazie allo sfruttamento di queste risorse economiche, che normalmente quindi sono pervenuti attraverso delle donazioni, ma anche delle permute o degli acquisti, servono appunto si tratta essenzialmente di terreni che vengono o coltivati direttamente o dati quindi in concessione, o case quindi che vengono quindi date quindi in affitto o censi. Queste servono appunto per il mantenimento di queste comunità. La parte quindi delle eccedenze, quello quindi che rimane, viene poi spedito in Terra Santa sotto forma di responsioni. Un altro aspetto affrontato è quello appunto proprio della geografia degli insediamenti nel Mezzogiorno. Si vede appunto l'importanza delle arterie viarie, l'importanza quindi dei porti, un ruolo quindi molto importante, ad esempio, quindi di Barletta, questa città quindi che vede la presenza di tutta una serie di istituzioni collegate alla Terra Santa, i Templari, i Giovanniti, i Teutonici, il Santo Sepolcro, il Tempio del Signore, quindi è diciamo quindi un centro quindi molto quindi importante, con questo forte quindi legame con la Terra Santa. Volendo poi esaminare il numero quindi degli insediamenti, perché diciamo accanto a una parte di tipo un'analisi di tipo quindi qualitativo, ho effettuato anche un'analisi di tipo appunto quantitativo, proprio che rispecchia la mia formazione di statistico. Vediamo che ad esempio la maggiore quindi concentrazione di domus, di precettorie, si riscontra tanto per i Giovanniti quanto per i Templari in Capitanata e poi in terra di Bari. Un caso ad esempio quindi importante collegato proprio alla viabilità è l'esempio delle precettorie Templare Giovannita di Benevento. Benevento appunto quindi punto quindi di passaggio da via Appia, da via Traiana. Abbiamo appunto testimonianze di passaggio di pellegrini, quindi facoltosi, parliamo appunto quindi di nobili, nella fattispecie nel caso Giovannita di un nobile inglese che in punto quindi di morte all'interno di questa precettoria fa quindi una donazione a favore di un'abbazia in Inghilterra. Ed è un documento quindi molto quindi importante perché è un documento che sono riuscito a recuperare in una fonte inglese che diciamo quindi non era quindi nota, almeno per quello che mi risulta, agli studiosi italiani e che permette appunto di datare
l'insediamento giovannito di Benevento alla prima quindi, età sveva. Lo stesso quindi per i templari, anche qui abbiamo quindi il passaggio di un importante feudatario dei Paesi Bassi, dell'Europa settentrionale, che in questo caso quindi non è in punto quindi di morte, però quindi fa quindi un'importante quindi donazione ai templari, ma non quindi ai templari di Puglia, ma fa quindi ai templari che si trovano quindi nel suo quindi paese di origine, dona appunto quindi dei feudi, dei mulini, insomma, dei terreni. Cioè, questo punto dimostra appunto l'importanza di questo snodo importante di Benevento. L'altro quindi aspetto che ho trattato nel libro, come un po' quindi dice quindi il sottotitolo, insediamenti quindi e uomini, è l'aspetto appunto collegato agli uomini del tempio e dell'ospedale, ma non ai cavalieri, non quindi ai sergenti, ma quindi a una categoria particolare, quella appunto degli oblati e dei donati, costoro che appunto costituivano quindi la famiglia, ovvero quindi tutto quell'insieme di uomini e donne che a diverso titolo gravitavano intorno ad una commenda. Si trattava appunto di servitori che si rivolgevano appunto alla commenda proprio per avere una sorta appunto di protezione, sia a livello quindi fisico che di tipo quindi economico, perché il servitore, lavorando quindi presso quindi la commenda, poteva vedersi quindi garantito un piatto, diciamo, quindi un vitto giornaliero. Questo che diciamo, nel Medioevo per certi ceti sociali quindi non era quindi facilissimo. Così anche appunto i salariati che prestavano quindi la propria attività lavorativa, però quindi da uomini liberi. E poi invece abbiamo quindi gli associati laici, uomini quindi, e donne, che si legavano in maniera appunto quindi spirituale, perché ne condividevano quindi gli ideali, associandosi, diciamo, un terzo ordine, come esiste un po' per gli ordini quindi mendicanti, che si legavano a questi quindi ordini, condividendone appunto la spiritualità, l'elemosina, facendo appunto delle donazioni. Erano una particolare quindi categoria quindi di donatori legati quindi in maniera molto quindi forte quindi all'ordine, i confratelli e le consorelle. Invece appunto gli oblati erano quindi delle persone che si donavano la propria il proprio quindi corpo, la propria quindi persona a questi ordini, e in genere andavano quindi a vivere all'interno quindi della casa e svolgevano quindi alcune quindi mansioni. Quindi mentre quindi il confratello è legato quindi all'ordine, ma quindi continua a vivere all'interno quindi della società, continua quindi a vivere nel mondo, importante quindi che rispetti quelli che sono un po' gli ideali, i principi dell'ordine, mentre il donato quindi è un associato quindi particolare, quindi che si lega in maniera più profonda all'ordine, e molto spesso costoro quindi che all'inizio quindi si donano quindi come laici, molto spesso quindi prendono anche quindi i voti e diventano o dei sergenti, se sono quindi di origine quindi popolare, oppure, diciamo, quindi se sono dei nobili, pensiamo ad esempio quindi figli cadetti, possono quindi diventare dei cavalieri. Ne abbiamo quindi un esempio, un certo quindi Ruggero di Trabadia, che era un nobile, praticamente quindi una famiglia nobile barlettana, che quindi in un documento quindi compare quindi come confrate, quindi un certo quindi legame quindi con l'ordine. Molto probabilmente quindi costui, non sappiamo come poi è andata a finire, però diciamo è probabile che sia quindi entrato all'interno dell'ordine come cavaliere. Queste un po', diciamo, sono le due parti le quali si compone il mio libro: una parte appunto dedicata agli insediamenti, alla loro quindi geografia, e dall'altra parte quindi questo aspetto che è stato quindi poco quindi trattato, anche qui molto probabilmente per la mancanza di fondi. Ad esempio, quindi noi sappiamo
che i teutonici, sto fatto quindi uno studio sui, sui donati, sugli associati laici dell'ordine teutonico in, in Puglia, perché comunque i teutonici dispongono quindi in archivio e ancora quindi oggi quindi esistente, quindi abbiamo proprio le carte di oblazione, di donazione, di associazione da parte di questi personaggi, cosa che invece per i templari, quindi i giovanniti, non si ha. Infatti sappiamo proprio poco, quindi, o nulla sugli aspetti quindi della spiritualità, perché molto spesso questi donati, questi associati quindi emergono da documenti più che altro di natura economica, quindi di donazione del bene. Sappiamo che ad esempio una delle cose che veniva appunto richieste era quello di poter che le proprie quindi esegue fossero quindi svolte all'interno delle chiese degli ordini, o che quindi fossero quindi sepolti all'interno dei cimiteri di questi ordini, proprio quindi per suggellare questo legame. Però appunto sulla spiritualità nel nostro quindi mezzogiorno quindi sappiamo proprio poco nulla. In altri contesti penso ad esempio quindi quello francese, dove la documentazione quindi è molto più abbondante, quindi abbiamo un po' degli aspetti più precipi, più interessanti dal punto di vista spirituale. Questo è un po', diciamo, il contenuto del mio libro. Io ringrazio ancora Italia Medievale e Maurizio Carini per l'opportunità che mi sta offrendo di presentare il mio libro. No, Vito, siamo noi che ringraziamo te per avercelo permesso, perché è un libro davvero molto interessante e quindi bisogna ricordare il titolo in modo che i nostri ascoltatori corrano a comprarlo. Ed il titolo è Templari e Giovanniti nel Mezzogiorno Normanno Svevo, Insediamenti e Uomini, di Vito Ricci, appena pubblicato da D'Amico Editore. Sono 118 pagine per soli 12 euro, quindi anche dal punto di vista economico non è un grande sforzo, ma è uno sforzo che porta un arricchimento non indifferente su un'area che, come hai detto all'inizio, era fondamentale per il collegamento tra l'Europa e la Terra Santa. Ti ringrazio ancora tantissimo, Vito, a tutti i nostri ascoltatori. Vi ricordo di seguire il nostro sito che è www.italiamedievale.org, dove troveranno questa video presentazione insieme a tutte quelle che abbiamo realizzato fino ad oggi. Grazie ancora e a presto. Grazie a voi, buonasera a tutti, arrivederci. Ok, ciao. Oh, belle sese, o piede nato chi plere sopir, e bene grandolur. Super lui demande, figlie, cave vous, volevo.